Pensato, prendo una libreria che un giorno avrei potuto conoscere Lars Gustafsson e ospitarlo qui. Perché tra tutti gli autori amati, Gustafsson è per me il numero uno da almeno una ventina d'anni. Da quando ho letto Storia con cane, che è stato il mio primo libro di Iperborea, e poi Morte di un apicultore e via via tutti gli altri. E quindi quando mi hanno detto che sarebbe venuto alla Trebisonda mi sono commossa. Questo è un caso in cui la realtà supera la fantasia e quindi per una volta evviva la realtà. Ma chi è Gustafsson? È un uomo curioso. Sa molto, può insegnare molto e lo fa con garbo, con ironia, prendendo e prendendosi in giro. Filosofo, storico, appassionato di fisica, tanto altro ancora, immagina situazioni in apparenza paradossali che poi si svelano metaforiche e a volte del tutto quotidiane. Le mille inquietudini dell'animo umano e poi qualcosa di fermo, sereno, forse solo la forza di volontà o forse la consapevolezza che la vita è un bellissimo e tragico gioco. Tutto il bene e tutto il male di questo mondo e di altri mondi ancora, questo c'è nei libri e nelle poesie di Lars Gustafsson, può essere troppo. Mi piace leggere anche una recensione trovata in rete di un libro che io vorrei fosse ripubblicato, in italiano si chiamava Il tennis Strindberg dell'elefante, pubblicato nel 91 da Guida. In realtà risale al 79, il titolo originale è Tennis Pelarne, i pilastri del tennis. E questo libro ebbe un'unica recensione nel 93 da Giovanni Raboni. E Raboni scrive: nutro i peggiori sospetti nei confronti della leggerezza, tanto cara a Kundera e a Calvino. E ogni volta che ne sento fare gli elogi, mi torna alla mente la rabbiosa, stupenda conclusione di una poesia di Holland. Essere non è lieve, lievi sono gli stronzi. Ma confesso che davanti alla souplesse, all'apparente futilità, alla finta distrazione con cui Gustafsson riesce a infilare nella sua metafora tennistico-cibernetica sempre nuovi significati, come dentro matriosche o scatole cinesi, altre matriosche o scatole cinesi ancora nitidamente miniaturizzate, sono tentato di ridare qualche legittimità a quell'abusatissimo sostantivo. Adesso dalla leggerezza passiamo a un tema che non è affatto leggero, che è quello della morte. Non leggo tutto il pezzo che pensavo di leggere, La morte di un apicultore, che è un altro capolavoro di Lars Gustafsson. Quest'uomo scrive il suo taccuino negli ultimi mesi della sua vita, sapendo di avere un cancro, si chiama Lars Lennart Westin,
e dice: l'eresia più comune consiste nel negare l'esistenza di un Dio che ci ha creati. Un'eresia molto più interessante è pensare che forse un Dio ci ha creati e poi dire che non vi è alcuna ragione perché il suo operato ci faccia impressione e tantomeno ci veda riconoscenti. Se esiste un Dio, è nostro compito dire no. Se esiste un Dio, è compito dell'uomo essere la sua negazione. Ricominciamo, non ci arrendiamo. Il mio compito durante i giorni, le settimane o nel peggiore dei casi i mesi che mi rimangono sarà di essere un grande e chiaro no. Nella pagina seguente, che è la penultima del taccuino, è contenuta però una sorta di resa, perché Lars scrive: io, dopo 4 volte soltanto, una parola priva di senso. Allora, in italiano io è una parola che ha una grafica ben precisa. E se 20 anni fa questi 4 io mi davano molta pena, rileggendoli in questi giorni, proprio per prepararmi a questo incontro, mi sono sembrati piccoli, rotondi e bidimensionali, come delle spore fluttuanti nell'aria. Feeling of the language in which my novel, The Men on the Blue Bicycle, is written, the Swedish, and I promise not to go on very long, but just a few lines. I will read the very beginning of the novel. Situationen är inte alls bra. Den är tvärtom på gränsen till ohållbara. En man trampar mödosamt fram på en blå cykel av märket Svalan, tillverkad hos Nymans verkstäder i Uppsala och försedd med solida men skäligen blackslitna ballongdäck. Han cyklar på knastrande grus. På pakethållaren har han en väska, ordentligt fastsurrad med många varv av en sliten läderrem. Ty här fraktas värdefulla ting. Över boskapstrampade och tomma fält. I en vind nere från Mälaren som bara tilltar och kan bli till storm långt före natten. Troligen är det redan för sent att hinna till Kolbäck och ta kvällståget tillbaka till stan. Som i detta fallet är Västerås. La situazione non è per niente buona, anzi, è al limite dell'insostenibile. Un uomo pedala a fatica su una bicicletta blu di marca Svalan, fabbricata da Minas Verkstäder a Uppsala. È provvista di pneumatici da strada solidi, ma piuttosto usurati. Affonda nella ghiaia scricchiolante. Sul portapacchi ha una valigia, accuratamente legata con parecchi giri di una logora cinghia di cuoio. Perché qui è roba preziosa che si trasporta. Attraverso campi deserti, calpestati dal bestiame, contro un vento che sale dal lago Mälaren e non fa che rinforzare, e potrebbe diventare bufera prima di notte. Probabilmente già troppo tardi per arrivare a Kolbäck in tempo per l'ultimo treno della sera che torna in città, che nel presente caso è Westeros. Io amo solo, sono l'editore di Lars Gustafsson, volevo solo dire che in 28 anni di storia di Iperborea siamo stati in tantissime librerie, ma nessun libraio ci ha accolto con una così bella, commovente e profonda introduzione come quella che voi avete avuto, quindi un grazie specialissimo. Also, a man is going going on a bicycle through an autumnal landscape, the landscape of southern Westmanland in November is melancholic. There isn't much there, really, and
the winds can get strong when they pass over the big, big lake, Mälaren. Mälaren is a fantastic lake. It doesn't look like a lake. It is a labyrinth. You can see it as a big number of islands in a lake, or you can see it as a landscape with a labyrinth of waterways around it. One of these waterways is the old Strömsholms canal, the Holm Channel, which was the road of the iron from the mines in the Norberg area down to Stockholm over Mälaren since the middle of the 18th century. Don't ask me how the iron ore was freighted earlier than that, because that will lead to a very long lecture, which we shall avoid. Okay. Thank you. Allora, come abbiamo sentito, questo era l'incipit, era l'inizio del romanzo, e c'è questo uomo in bicicletta che sta attraversando un paesaggio autunnale, un paesaggio molto malinconico, non c'è molto intorno. Durante l'autunno gli venti possono diventare anche molto forti, soprattutto quando passano sopra il lago Mälaren, che è un lago bellissimo, non ha neanche tanto l'aspetto di un lago, sembra piuttosto un labirinto, cioè lo si può vedere come un insieme di isole in un lago, o come appunto un labirinto di canali, di parti di acqua. Uno di questi canali, il Samson Canal, che purtroppo la mia pronuncia svedese è pessima, comunque questo canale era in passato utilizzato come strada per il trasporto del ferro che arrivava dalle miniere del nord e che veniva trasportato verso sud, verso Stoccolma. Questo avveniva intorno alla metà del XVIII secolo e non chiedetemi come veniva trasportato il minerale, il ferro, prima, perché altrimenti inizieremmo con una lezione molto molto lunga che forse non è il caso di fare questa sera. You will somewhere in the middle find a very strange photography. It is obviously a sailing boat, a heavy sailing.